quando tra la gente dei paesi in cui la terra ha tremato scende una istintiva, irrefrenabile paura. E ognuno ha innanzitutto il bisogno di non sentirsi solo, di riunirsi con altri compaesani, sentire il calore di una comunità a cui appartiene. Eccoci nelle povere tende fatte di cartone, di coperte, di pali di legno. Perché se nei centri in cui le case sono state distrutte o seriamente danneggiate, tanto da renderle inabitabili, sono sorte le tendopoli, vi sono decine e decine di paesi e borgate in cui le case sono state soltanto sfiorate dal terremoto, forse non sono nemmeno pericolanti. Ma bisogna aver sentito anche soltanto arrivare quel cupo sfrigolio sotterraneo per capire come dopo questo un muro, un tetto, una casa possano diventare elementi ostili. Casa non volete tornare, no? Abbiamo paura di tornare in casa perché le nostre case sono già lesionate. Lei e suo padre? Sì, signore. Io sono. Come sta? Non sta bene? Un po' male. Male? È malato? Signore, occupato forte dall'asma. Preoccupato dall'asma? Senta, ma perché non si fa ricoverare in un ospedale? Ci sono molti ospedali attrezzati qui vicino. Abbiamo ancora paura di stare in ospedale, perché sa, ancora ci sono delle scosse e non ci assicuriamo di andare in ospedale. Io voglio andare qua, a questo pagliaio, e non rimanere in ospedale. Lei preferisce stare qui, in questo pagliaio, piuttosto che andare in ospedale? Perché l'ospedale si molto sano a mio papà. È affezionato alla sua terra, al suo paese? No, la sua terra. E perché non pensate a farvi ricoverare, anzi ad accettare l'ospitalità a Palermo, nei grossi centri? Voglio stare qua io. Perché vuole stare qua? Perché mi piace gli inganni miei. E se muoro, muoro gli inganni miei. Il sindaco di Longarone, aprendo la sottoscrizione con 200.000 lire, ha esortato i siciliani ad avere fiducia nell'avvenire.